Ciao amici e bentornati in un nuovo video. Era da tanto tempo che non facevo una ricetta cubana ed eccomi qua. Oggi facciamo i ceci in una, diciamo, minestra allo stile cubano. È molto facile, qui ci sono tutti gli ingredienti e per prima cosa vado a mettere due tazze di ceci, in questo caso secco, e li mettiamo in ammollo. Io lo faccio per tutta la notte, quindi lo metto la sera prima di andare a dormire e comincio già la mattina a lavorarli. Vedrete che sono già tutti belli gonfi. Questa è già la mattina dopo, guardate già come sono cresciuti questi ceci e adesso io vado a metterli nella pentola a pressione e comincio anche, questi qui sono pezzettini ritagli di prosciutto crudo, però è completamente opzionale, e li vado ad aggiungere ai miei ceci. Questo gli darà molto più sapore e anche delle foglioline di alloro. Adesso vado a coprire con acqua finché li coprirà tutti e metto il tappo. Questo qui cuocerà per 25-30 minuti. Nel frattempo andiamo a fare il soffritto. Io sto utilizzando questo peperone a corno che non è piccante, è dolce, e come vedete lo sto tagliando a pezzettini piccolissimi. Vado a fare anche mezza cipolla, questa è una cipolla dorata, mezza cipolla e due spicchietti d'aglio. Vado a mettere in un pentolino 2 o 3 cucchiai di olio extravergine. Vado a mettere tutto il mio soffritto che è peperone, aglio e cipolla e cominciamo a farlo cuocere. Adesso vado ad aggiungere un po' di cumino, un po' di coriandolo e un po' di origano. Queste spezie sono completamente opzionali, se qualcuna non ti piace non devi metterla. Qui aggiungo un po' di pepe e quando sarà tutto bello già, diciamo, tenero, morbido, mettiamo del pomodoro triturato. Questa è una lattina piccolina e io non la metto tutta, metto quasi, diciamo, 140 grammi. Ok, i miei ceci sono già tutti belli morbidi, li ho passati in un'altra pentola più grande. Adesso aggiungiamo il soffritto. Mescoliamo un pochino, come vedete prendono già un bellissimo colore. Tolgo le foglioline di alloro che ormai hanno fatto la sua funzione e aggiungo dei pezzi di zucca. Potete mettere anche dei pezzettini di patata. Adesso facciamo cuocere per 15 minuti, così la zucca sarà già bella morbida. Aggiungete a questo punto un po' di sale, io l'ho messo alla fine perché il prosciutto me li ha già salati un po', quindi quasi quasi non le dovevo mettere niente. Per addensare di più la mia minestra vado a schiacciare un po' di ceci, non tutti, lascerò una buona parte così interi perché mi piace proprio vederli, e questo lo faccio per farla addensare appunto. Questo piatto io lo faccio di solito la mattina per mangiarlo la sera. Ecco qua, sono già bene morbide i miei pezzi di zucca. E adesso, prima di spegnerli, vado ad aggiungere un po' di vino bianco. Spengo e lascio riposare. Come sapete, i ceci sono molto proteici e quindi mangiando una minestra di questo tipo abbiamo già quasi un pasto completo. Adesso questa qui è già la presentazione finale. Io l'accompagno anche a volte con un po' di riso bianco o con un pochino di carne, che può essere, non so, un tipo di carne che più vi piace.
Bene amici, questo è tutto per questa piccola ricetta cubana, spero vi sia piaciuta. Se per caso la fate, mi potete mettere una foto in Facebook e vi lascerò il link qua sotto nell'info box. E noi ci vediamo al prossimo video. Se ti è piaciuto ti prego regalami un like e ci vediamo. Hasta pronto!